E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Anche oggi siamo qui su un video di Fortnite. E dato che ho visto che la mia Delta Piano Challenge vi è piaciuta alquanto, ho deciso di riproporvela, dato che comunque l'altra volta abbiamo fatto la challenge e ci è capitato appunto la rarità grigia. Oggi cercheremo di rifarla nella speranza che ci capiti qualche altro tipo di rarità. Purtroppo ragazzi oggi non sto benissimo in quanto mi fa malissimo la gola, quindi probabilmente farò molta fatica a parlare, ma non potevo lasciarvi senza video. Quindi solamente per questo mio, diciamo, mia forza di volontà nel portarvi un contenuto, mi raccomando, spolliciate a più non posso e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così che vi arrivi la notifica ogni volta che pubblico un video. Inoltre ragazzi, questo sarà probabilmente l'ultimo video di Fortnite di questa season, perché ormai come sapete mancano veramente pochi giorni alla fine della season e all'inizio della nuova season. Di conseguenza sono molto molto in hype e sono curiosa di vedere cosa faranno con la nuova season. E vi ricordo inoltre che mi trovate in live tutti i giorni sul mio canale Viola, quindi mi raccomando passate anche solamente per un saluto. Mi trovate lì tutti i giorni dalle 16 in poi, trovate il mio canale qui sotto in descrizione. Ma ora passiamo su Fortnite e andiamo a vedere un attimino i deltaplani. Ebbene ragazzi, eccoci qua su Fortnite. Allora, intanto ragazzi, prima di cominciare, se vi fa piacere supportarmi comunque nello shop di Fortnite, potete farlo inserendo il codice creatore Croatomist. Inoltre se mi taggate in una story su Instagram, io vi reposterò e vi risponderò anche in direct. Ma a parte questo ragazzi, andiamo a vedere un attimino i paracaduti. Se vi ricordate, l'altra volta avevamo appunto, se non erro, 6 paracaduti tra i preferiti, che dovrebbero essere più o meno gli stessi, tranne questo qua che in realtà devo togliere perché non ha rarità. Allora, dato che stavo pensando, visto che comunque l'altra volta ci è uscito il paracadute grigio, secondo me è più opportuno andarlo comunque a rimuovere, proprio per evitare comunque che ci esca nuovamente e rifare nuovamente un video uguale. Di conseguenza il paracadutino grigio lo andiamo a rimuovere tra i preferiti e lasciamo nei preferiti il verde, il blu, l'epico e il leggendario. Raga, se esce il leggendario o quello epico, cioè è veramente devastante come roba. Quindi vediamo un attimino come andrà. Mettiamoli subito tra i randomici, come vedete sono già piazzati, e direi che siamo pronti per andare subito a buttarci in partita e vedere quanta fortuna effettivamente riusciremo ad avere. Eccolo qua, singolo, ci siamo. Quindi mettiamo ready e prepariamoci per andare in battaglia. Bene ragazzi, siamo finalmente entrati in partita. Allora, la linea del bus abbastanza normale, anche se sinceramente io vorrei andare in un posto molto molto succoso e piccante, chiamato sì Canyon Condominale, che è uno dei land, diciamo, che ho ultimamente, diciamo, utilizzato e mi sono trovata veramente veramente molto molto bene. Anche perché lì troviamo abbastanza loot, quindi in base al paracadute che ci uscirà dovremmo quantomeno trovare almeno un'arma di quella rarità, si spera. Quindi buttiamoci, vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Ok? Pronti? Dovete essere pronti, mi raccomando. 3, 2, 1 e... è il mako. Questo è il... Oh! Mortacci tua! Questo è il mako, ragazzi. Il mako. Che dovrebbe essere, se non vado errato, verde. Quindi, l'andiamo subito sulla carabina. Purtroppo non abbiamo fatto fuori il nemico, ho missato un colpo che non dovevo missare, ma non fa niente. Comunque, paracadute verde, devo dire, tanta roba, perché l'altra volta c'è uscito comunque grigio e abbiamo vinto il game, peraltro, alla prima, quindi tanta robissima. Vediamo se questa volta riusciremo a fare lo stesso, perché ovviamente dipende comunque molto dalle lobby che incontriamo. Ora vorrei pushare subito questo player, anche se non ho un loadout, diciamo, perfetto. Allora, compriamo i mini. Con calma. Non agitarti. Ok. Insomma. Poteva giocarsi sicuramente meglio. L'abbiamo spiazzato. Ok, vedo una zipline. Quasi. Dai, dai, zio, scendi dalla zipline. Se non scendi non sei nessuno. Paura, eh? Ma è white. Ma era white, raga. Ma perché è tornato nella zipline se era bianco? Ma cosa fa? Ma perché? Cioè, voleva proprio morire sto player. Ha detto proprio, vai, uccidimi, tanto la mia vita proprio non ha senso. Giustamente c'è l'uccellino viola che non posso sparargli perché... Vediamo cosa mi droppa, giusto per curiosità.
non commento. No, 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 veramente, guarda. Proprio in questo momento il mio commento, guarda, è veramente... Lasciamolo perdere. Andiamo via da questa zona perché mi aspettavo sinceramente più gente. In genere... Oh, si stanno fightando. Lo vedo, lo vedo, lo vedo. Allora, corriamo, ragazzi. Turbo, gas più non posso. E vaffanculo. Fight finito. Ma arriva Martina. Che la prende di Nascop! No, vabbè, raga. No! No, vabbè, ragazzi, non è vero. Non è vero. Non è mai vero nella vita. Guardate cosa aveva questo! Ma come fa la gente a trovare sta roba? Vi giuro, cioè... Non voglio neanche commentare. Ok, l'abbiamo quasi craccato. Fra, tutto a posto? Allora, io capisco che tu prima mi pushi e poi hai paura. Allora, io capisco che tu vuoi scappare. Però, cioè, manca fa così, eh. Manca fa così. Io a questo punto direi... Ah no, prendiamo la mitraglietta, ragazzi. Prendiamo la mitraglietta. Butto la carabina. Prendo Spider-Man. Potremmo farlo, in realtà. Potremmo farlo. Giusto per pushare un po' di più. Quello che vi dico, raga. Lo facciamo. Lo facciamo, lo facciamo, lo facciamo. Chissà se Spider-Man ci sarà ancora nella prossima season. Ok. Dobbiamo fare attenzione a questo player che ha un'arma stranissima, cioè... Ragazzi, questo qua non ci ha capito niente. Questo qua... Questo qua, vi giuro. Che non ci ha capito nulla. Con calma. Vediamoci un secondo. Non è male, ragazzo. Non è male, ragazzotto. Ok. Ok, qua abbiamo rischiato. Però fortunatamente siamo riusciti ad uscire da questa situazione. È veramente fastidioso sto player, ragazzi. Ma di un fastidioso veramente atomico, vi giuro. L'abbiamo quasi ammazzato. Non devo missare, se missa è finita. Ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Quasi morti, raga, eh. Ci avevamo quasi lasciato le penne, eh?
Ok. Questo qua, ragazzi, era camperato con pompa ore, SMG ore e Spider-Man. Mi sta pushando un altro player. Non dovrebbe essere un problema perché comunque ci siamo curati in tempo. Boxato in una maniera assurda e non ho messo neanche un colpo. L'high ground non me lo devi prendere. Ultimo player, raga. Ultimo player, raga. Ultimissimo player, signori. Riuscirà Martina a vincere questo game? La tetapano challenge con il tetapano verde. Riuscirà la nostra carissima Martina? Ce la farà, signori? Questa è la vera domanda di oggi. La Delta Pano Challenge di rarità verde, signori. Ci siamo riusciti ancora una volta. E questo, ragazzuoli, è l'ultimo video di questa season di Fortnite, dato che manca veramente poco alla fine di questa season e all'inizio della nuova season. Quindi ho detto, portiamola una bella Delta Plano Challenge, riproponiamola, visto che vi è piaciuta tantissimo. Quindi spero che anche questa partita vi sia piaciuta. Avevamo comunque quante? 11 kill? Non troppe, neanche troppo poche, però ci stava comunque. Abbiamo pushato tutte le volte che abbiamo beccato comunque un player, quindi tanta, tanta roba. Bene, ragazzi, siamo giunti alla fine del video. Possiamo togliere le nostre cuffiettine da gaming. È andata molto 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 bene, ragazzi, devo dire. Abbiamo avuto comunque anche molta fortuna nel trovare il paracadute verde, che comunque è abbastanza semplice. Se ci dovesse uscire la prossima volta una leggendaria o una challenge epica, vi assicuro che sarà veramente veramente terribile da fare, ma anche molto divertente. Quindi la prossima volta sicuramente faremo altri Delta Pano Challenge, nella speranza che ci escano altre rarità. Ovviamente, ragazzi, come sempre, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, supportatelo con un bel pollicione in su e fatemi sapere se volete vedere altri Delta Pano Challenge nella nuova season, perché faremo tante nuove challenge e tanti nuovi video. Mi raccomando, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e passatemi a salutare quando volete, come volete, nel mio canale Viola. Trovate il link in descrizione. Detto ciò, ragazzi, per questo video è tutto. Dalla vostra Curatomist è tutto. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella a tutti, ragazzi!